Buongiorno a tutti, dove si va di bello quest'oggi? Beh, oggi si va in uno dei posti più affascinanti del nostro territorio. Signori e signori, buongiorno dal Ponte del Passo. Questo siamo proprio in Alto Lago, abbiamo fatto anche la scaletta che ci porta direttamente a questo piccolo pontile sul fiume Mera. Buongiorno a tutti, il fiume Mera è uno degli affluenti del nostro lago. E questo, lo vedete, è il Ponte del Passo. Questo è il Mera, è navigabile senza il motore. È una riserva naturale davvero molto molto bella, questa qua, quella dell'Alto Lago. Qui è il Ponte appunto del Passo. Il comune in realtà è quello di Gelalario, anche se siamo praticamente attaccati a Sorico. Saluto Rocco, ciao Rocco, buongiorno Cristina, buongiorno a Rosa, a Vittoriano, a Michela, a Dario, ragazzi, buongiorno. Anche alla nostra Sandra, saluti ad Enrico, a Lorella, buongiorno signori, Gian, come sempre presente, Isa, buongiorno, un saluto e grazie anche a te, Clara e Giuliano, buongiorno, Teresa, buongiorno, e Marco, anche a te, giornata un po' nuvola qua in Alto Lago, Roberto e Marinella, ciao Corrado, buongiorno, buon martedì anche dalla Calabria, Cristina ci saluta, Antonella, Tiziano, ciao dalla Caterina, non Cristina, buongiorno anche a Cinzia, a Marco, buongiorno, buongiorno davvero a tutti e anche a Claudio, sempre, ciao caro Claudio, Cosimo, Silvio, ciao Cosimo, Salvio, buongiorno, Sergio, anche a te cari saluti, Erineia, Ponte del Passo, quindi Geralario, Alida, buongiorno, Saveria, a Paolo un buongiorno, è un po' grigio, un po' nuvolo, Moira, era più nuvolo Alecco quando siamo saliti stamattina, Giacomina ed Elisabetta, buongiorno, Jessica, anche a te, buongiorno, buongiorno Sergio, come sempre presentissimo anche lui, sono al fresco Gianmarco, abbastanza, Nick dal Belgio, Marilena, buongiorno, un saluto anche a te, è sempre un buongiorno, grazie, Fabiola, ciao Rosina, buongiorno, anche a Olga, a Guido, ciao caro Guido, ciao anche a Giselda, Antonella, buongiorno, Giampaolo, buongiorno, adesso vi faccio Luigia, buongiorno anche a te, allora, ciao a Giuliana, quanta gente anche oggi, ciao Adriana, salve, buongiorno, a Nick, from Belgio, buongiorno Sergio, cielo a pecorelle Oliver e Nadia, ciao, buongiorno anche a Emanuela, ciao a Franco da Albate, ciao ciao Franco, buongiornissimo Marina, buongiorno, il Ponte del Passo, praticamente c'è il lungo rettilineo che ci porta ad iniziare la regina qua, ciao Silvia, ciao anche a Cristina, siamo in mezzo ai canneti, ciao anche a Stefano e buongiorno ancora Clara, ciao, buongiorno, adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa molto bella, vi consiglio, Ornella, Anna Rosa, buongiorno, saluti anche per Loredana e Loretta, certo, Ponte del Passo, poi Simona, buongiorno e Giuliano, buongiorno a te. Questo è il fiume Mera, è un affluente da Uggiate, Giuliano, ciao Giuliano, buongiorno anche a Patrizia, ciao Cecilia, dalla Svizzera, Adriana, mi manca l'Alto Lago, bene, ciao Gianni, buongiorno ad Elisa, quanto è bello il lago. Adriana, buongiorno, a dire il vero questo è l'affluente, è il Mera, quello che ci porta dritti dritti dentro nel lago, ma è affascinante questo tratto del fiume Mera, assolutamente. Anna Rosa, freschino, si sta bene stamattina, c'è un bel venticello. Allora, ti passerò il numero di telefono per il talk al nostro amico Tiziano. Ciao Tiziano, buongiorno e buon lavoro. Allora, questa strada, amici, dal Ponte del Passo vi porta ad Ascio, che è uno dei posti davvero più affascinanti che potete trovare qua in Alto Lago. Bellissimo, è un bellissimo borgo da visitare, una bellissima passeggiata che si può fare sia a piedi o con la bicicletta tranquillamente. Quindi ve lo consiglio anche questo. Un bellissimo punto di osservazione e soprattutto un posto molto molto rilassante. Dascio più avanti, Emily, buongiorno. Saluti a Tiziano, a Gianni, ciao anche ad Adriana, Elisa, buongiorno. Cecilia, Patrizia, ciao, buongiorno a te, buon lavoro, grazie. Giuliano da Uggiate, poi Anna Rosa e poi Cinzia. Ogni tanto si blocca il video. Ah, forse la zona. No. Buongiorno ad Alessandra. Un saluto anche a Pia, buona giornata, un caro saluto
Alessandra, dicevo, paesaggi differenti dal mio, sempre affascinanti. Un abbraccio dal Salento, eh beh, certo, assolutamente. È un'altra zona, Alessandra, ma un abbraccione. Ciao Fabiola, buongiorno Fabiola, ben ritrovata. Piera, un saluto a te, a Beatrice, la nostra Bea, buongiorno Bea anche a te, a Piera, a Nicola, ad Achille, a Pia, ad Alessandra, dal Salento, certo, è un paesaggio molto differente questo qui. Ciao anche a Marica. Qui siamo proprio in Alto Lago, lo vedete, lì c'è davanti tutta la zona dove ci sono le antenne, appunto, di tutte le emittenti televisive, appunto Telespazio, e poi guardate, queste sono le montagne proprio dell'Alto Lago. Un saluto a Raffaella dalla Val Cavagna, Anna e Barbara, buongiorno anche a voi, ben ritrovate. Attilio, Rosa, buongiorno, la festa degli uomini, oggi è vero, la festa degli uomini, eppure Sant'Alfonso, auguri a chi porta questo nome. Oggi è la festa degli uomini, ah, non lo sapevo. Buongiorno anche a Cosimo che giustamente ci ricorda anche, aspetta, Cosimo che c'è, esatto, 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, la vittoria di Fabio Casartelli alle Olimpiadi, Comasco di Albese, che poi purtroppo ha perso la vita. E ha fatto bene Cosimo a ricordarlo. Buongiorno caro Cosimo, grazie, esatto, 30 anni fa. Sono passati davvero tantissimi anni. Grazie Cosimo, Donatella e Jenny, buongiorno anche ad Alca, a Samantha, buongiorno. Cosimo, ah sì, ci ha scritto questo. Ciao Barbara, ciao Anna, ciao Raffaella, buongiorno ad Enrico, a Fabiola. Sì, l'abbiamo già salutata. Insomma, devo dire, è davvero molto molto affascinante questo Alto Lago, ragazzi. Questo è il Mera e ripeto, più avanti, 4 km, c'è Dascio. Ve lo consiglio davvero, se venite in Alto Lago, merita davvero. Un saluto a Sandra, a Dolores con un po' di nuvole. Sì, beh, certo, in effetti ce ne sono, Dolores, un po' di nuvole. Ciao Ramona, buongiorno anche a te. Un saluto a Stefano, Ramona dalla zona di Fageto. Ciao, buongiorno. Jenny, buongiorno. Cari saluti a tutti. A Loredana, compleanno di mio figlio Marco. Auguri a Marco per il suo compleanno. Ciao Marco, allora auguroni a te dalla mamma e da noi. Ciao Mario, spettacolo, è un bello spettacolo. Luigi, Melissa e Stefano ci salutano. Direi che è tutto. Ciao Elio. Allora, poi più tardi alle 8:30 nostro approfondimento. Siamo qua in Alto Lago, restiamo qua, ovviamente, visto che non è facile da raggiungere. Ciao Dino da Mariano, ciao Savina, buongiorno anche a te. E poi Antonella e Lidia, Elio, Melissa, Tamara, buongiorno a tutti. C'è anche una piccola cappella qua, dalla quale vi saluto. Vedendo il Fiume Mera, davvero molto molto bello, e soprattutto il Ponte del Passo. Questa è una cappella proprio sulla strada che porta ad Ascio. Ciao Lidia, buongiorno anche a te, saluti, davvero grazie, un salutone a Tamara, a tutti voi dal Ponte del Passo, Alto Lago, con un cielo un po' a pecorelle, come ci hanno scritto in molti, il caro saluto con il Mera che ci fa da accompagnamento. Mera, ripeto, che assieme all'Adda è uno degli affluenti del nostro lago, un lago ancora molto molto basso. Un saluto anche a Uccia, aspetta, vediamo un po', a Lella, Uccia e Angela, buongiorno a tutti. Grazie amici, buongiorno. Dove sarai dopo? E dopo saremo sempre qua vicino in Alto Lago per farvi conoscere un personaggio particolare. Quindi vi aspetto alle 8:30, eh? Più tardi. Ciao ancora a tutti, Loretta, buongiorno, a più tardi. Ciao.